Ciao a tutti amici, queste sono le 100 domande per passare l'esame della cittadinanza. Adesso le studieremo insieme perché l'esame ce l'ho oggi all'una del pomeriggio. Poi vi dirò in futuro se sono passato e sono diventato cittadino americano. Allora, se voi avete fatto l'applicazione, diciamo, nei mesi precedenti, dovete passare l'esame che consiste in 100 domande, che sono queste qua. Di solito dicono che dovevano fare 10 domande, dovete risponderne correttamente 6. Se invece fate l'applicazione per la cittadinanza da oggi in poi, sicuramente dovrete passare il nuovo esame voluto dall'amministrazione Trump, che consiste in 9 aggiustate domande, e sono in tutto 128. Vi faranno 20 domande e ne dovete passare 12. Comunque io c'ho ancora il sistema vecchio e vediamo subito, facciamole. Allora, why does, le faremo in inglese perché dovrò rispondere in inglese. Why does the flag have 13 stripes? Because of the original colonies. What is the capital of your state? Florida, Tallahassee. When was the Constitution written? 1787. Name US representative. Questa è una delle più difficili. John Rutherford. Perché questo vanno in base addirittura alla città, allo zip code, tutti sono diversi. Io non ho mai sentito questo John Rutherford. What is the name of the national anthem? The Star Spangled Banner. What is one region colonist came to America? Free of religion. Le risposte hanno multiple choice, diciamo, però basta che ne dici una, a voce, è tutto orale questo. What's one promise you make when you become a United citizen? Be loyal to United States. Di altre risposte è obey the law e anche give up loyalty to your home country, cioè rinunciare alla lealtà al tuo paese, ma io risponderò be loyal. Poi, name one branch or part of the government, the Congress. What are two rights of everyone living in the United States? Allora, right sono i diritti, quindi free of speech e free of religion. What are two rights in the Declaration of Independence? Ecco, questo è similare ma è diverso. Two rights in the Declaration of Independence, it's life, liberty and pursuit of happiness. What did Martin Luther King do? Fought for civil rights. Who is the Chief Justice of the United States now? John Roberts. When is the last day you can send the federal income form? April 15. What is the political party of your president now? Allora, questa è una domanda un po' trabocchetto. Comunque, fino al 20 di gennaio, il presidente è Donald Trump. E tra l'altro l'ho scoperto ieri che praticamente i presidenti dal 1930 hanno sempre iniziato il 20 di gennaio. C'è stata sta cosa che non mi ricordo bene come la storia, però dal 20 di gennaio in poi si può dire tecnicamente ha vinto, cioè è Biden. Per il momento è ancora Donald Trump. Per il momento può ancora fare roba. Comunque, tecnicamente, allora la risposta è Donald Trump. Ah no, aspetta, ma la domanda non era questa. Vabbè, what's the political party? Republican, perché Donald Trump è Republican. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was in World War II? The House of Representatives, the House of Representatives has how many voting members? 435, mi sono corretto. 435. We elect the US representing for how many years? 2. Who is the commander in chief of the military? The president. What is freedom of religion? Is the liberty to practice any religion or no religion? You can practice any religion. Okay. What do we call the first 10 amendments of the Constitution? The Bill of Rights. What do we call the first
Name one state that border with Mexico. California. Name one of the longest river of United States. Mississippi. Name one war fought by the United States in 1900. World War I, World War II, Vietnam War, Korean War. World War I. Name a U.S. War between North and South. The Civil War. Civil War. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? U.S. diplomat. There are four amendments to the Constitution. Who can vote? Describe one of them. All citizens with at least 18 years old. What do we call the first amendment of the Constitution? Bill of Rights. Queste domande le ho scopiazzate, le ho copiate, incollate io, quindi ce ne sono alcune duplicate. Bill of Rights. What is an amendment? Is a modification of the Constitution. A change. Who is the government of your state? Ron DeSantis. When must all men register for select service? Questa è una specie di militare between 18 and 26 year old. Quindi dai 18 ai 26 si devono registrare per eventualmente se scoppia una guerra. Between 18. È solo i maschi, le donne non devono farlo. Why does the flag have 50 states? 50 stars because you represent the number of states. What did Susan B. Anthony do? Fought for women's rights. Name one state at the border with Canada. Montana. Name one war fought by the United States in 1800. The Civil War. Name one American Indian tribe in the United States, Cherokee. What is the name of the Speaker of the House of the Representative now? Nancy Pelosi. What are two cabinet level positions? Secretary of Labor, Secretary of Education. Speranza sono i ministri, loro li chiamano segretari. Allora, the Federalist Papers support the passage of United Constitution. Name one of the writers. James Madison. Poi c'era anche Hamilton. Name one right for only for United States citizen. Vote in a federal election. What does the judicial branch do? Review laws. Who was the president during World War I? Woodford Wilson. Woodrow Wilson. What does the Constitution do? Set up the government. Name two national US holiday, Christmas and Thanksgiving. Allora, questa è sbagliata, però la so. Where is the Statue of Liberty? New York Harbor. What was one important thing that Abraham Lincoln did? Free the slave. Emancipation Proclamation. Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. Da non confondere con Theodore Roosevelt, perché Theodore è un cugino molto che è vissuto prima. Quindi quello che c'era in World War II era Franklin Roosevelt. Da non confondere con Franklin, quello che sta sulle banconote. Allora, quello è Franklin, solo Franklin. Franklin. Under our Constitution, some power belong to the federal government. What is one power of the federal government? Qua la risposta l'ho scritta sbagliata, ma il federal government, cioè praticamente gli Stati Uniti, possono print money, declare war. Però qui ho sbagliato, perché questo è invece il potere degli stati, che è give driver license to people. During the Cold War, what was the main concern of United States? Communism. No, anche questo l'ho sbagliato, questo è, lo so, comunismo.
How many justice? Bellissimo studiare con delle domande con le risposte sbagliate. Più bello, insomma, ci si diverte di più. How many justice are in the Supreme Court? 9. What ocean is on the east coast of the United States? Atlantic Ocean. Who veto bills? The president. Who was the first president? George Washington. What are the two parts of the Congress? Senate and the House of the Representatives. What is the name of the president of the United States now? Donald J. Trump. What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. What is the rule of law? Everyone need obey the law. Or no one is above the law. What are two ways the American can participate? What are two ways the American can participate in their democracy? Vote in a federal election. What is one responsibility that only for United States? Vote. In a federal election. Vote in a federal election or vote. What are two major political parties in the United States? Democratic and Republican. In what month do we vote for the president? November. What is one right or freedom from the First Amendment? Free of speech, free of press, free of assembly, free of religion. Speech, religion, press. What is the supreme law of land? The Constitution. Who make federal laws? The Congress. When do we celebrate Independence Day? July 4th. What is the capital of the United States? Washington, D.C. What ocean is on the west coast of the United States? Pacific Ocean. Name one problem that led to the Civil War. Slavery. Who is the father of our country? George Washington. There are 13 original states. Name 3. New York, Virginia, Georgia. What is one right or freedom from the First Amendment? Free of speech, free of press, free of assembly, free of religion. Questo l'avevamo già fatto. How old do citizens have to be to vote president? 18 or older. What is the highest court in the United States? Supreme Court. Who signs bills to become laws? The president. Who does the president cabinet do? Advise the president. What is the name of the vice president of the United States now? Mike Pence. Who does a U.S. senator represent? All people of the states. How many U.S. senators are there? 100. Ce ne sono 2 per ogni stato, quindi bisogna ricordarsi così. 100. Who is one of the state U.S. senator now? Allora, nel mio stato sono Rubio, Mark Rubio e Rick Scott. Why do some states have more representatives than other states? Because of the population of the state. Because of the state population. If both president and vice president can longer serve, who become president? Speaker of the House, Nancy Pelosi. Quindi, who is the economy system in the United States? Capitalistic economy. And now, what did the Declaration of Independence do? Announced the independence from the Great Britain. The idea of self-government is the first 3 words of the Constitution. What are these words? We the people. Name one U.S. territory. Puerto Rico. Puerto Rico. Guam. U.S. Virgin Island. Who did the United States fight in the World War II? Germany, Japan, Italy.
What did the Emancipation Proclamation do? Free the slave. What territory did the United States buy from France in 1803? Louisiana. Who is in charge of the executive branch? Aia! Vorrei chiamare 50-50? Allora, 50-50 o è il president? In charge of executive. Io penso che sia il president. Perché poi c'è quell'altro, John Roberts. John Roberts o il president? Allora, John Roberts. Però quello è più justice qualcosa. Accendiamo il president. L'accendiamo. The president, giusto. Però questa la metto qui, che è l'unica che ha avuto problemi. Executive. Beh, executive è quello che fa proprio, tipo, approva le leggi. Secondo me bisogna ricordarsi così. When we elect a president, for how many years? 4. What major event happened September 11, 2001 in the United States? Terrorist attack United States. Allora, c'è sicuramente qualche domanda che non è stata messa qua, perché quando c'ho copia e incolla devo averne perse qualcuna. Però queste sono le domande. Poi, vabbè, si possono scaricare, metterò il link nella descrizione delle 100 domande, così ve le potete studiare anche voi. Poi può essere che ti fanno anche delle domande l'avvocato. Io ho fatto tramite avvocato, perché poi l'avvocato viene con te, quindi dovrebbe essere una passeggiata di salute, altrimenti è una spremuta di sangue, con domande a trabocchetto, e qui, qua, ci, usando termini difficili che confondo. Però, no, l'avvocato non mi ha detto di guardarle, ma amici comuni, mi hanno detto che potrebbero fare delle domande su questa, sull'applicazione. L'applicazione me l'ha fatta l'avvocato, ma tecnicamente, teoricamente avrei dovuto selezionare. Beh, queste me le ha chieste, tipo: sei mai stato un abituale drunk card? Io penso che drunk card vuol dire un ubriacone. Adesso lo voglio cercare. Drunk card. È una persona che beve abitualmente, no? Poi, sei mai stata una prostituta? No. Però non è il fatto di dirti sì, no. Ti dicono cosa vuol dire. Tipo, vabbè, fin qui è ok. Ma metti caso arriviamo a... c'è una domanda qui e dice... Ti chiede magari... Hai mai fatto parte di un genocidio? Cioè, ma tipo da attivo o da passivo? Innanzitutto gli devo chiedere, no? Però dice, allora, dimmi cos'è il genocidio. Allora, cioè, lo so, a casa la sapevo. Genocide is when there are many killings. It's a systematic... poi inizia a fare... Cioè, tecnicamente dovresti sapere... Allora, lo so, è quando uno Stato uccide un sacco di persone, o c'è una guerra, e vengono uccisi un sacco di persone. Però la definizione, genocide, meaning... Vediamo. Deliberate killing of a large number of people from a particular nation on or ethnic group with the aim of destroying the national group. Allora, la uccisione di tantissimi civili da parte di una nazione deliberatamente. Deliberate killing of a large number of people from a nation with aim or destroy the national group. Vedi, cioè, sembra facile, ma voi ti vogliono una definizione. Oppure, sei mai stato io un paramilitare? Tu ovviamente dici no. E cosa vuol dire paramilitare? Allora, paramilitare praticamente è un gruppo che fa
finta di essere militari, ma non sono militari, sono civili, sono quelli che in America anche vigilantes, qua ce n'è vigilante di un, sono persone che sono civili ma indossano le armi, anche perché portare le armi nella Costituzione, quindi se va a fa, e vogliono fare loro capetti, capetti, capets. Poi vabbè, ecco, insurrent, sei mai stato in una insurrent organization? No, un gruppo di persone che utilizzando le armi vogliono andare, andare contro il governo. Poi c'era la classica domanda che non la trovo, totalitarista, totalitarian. Cosa vuol dire? What totalitarian state mean? Allora, totalitarism is a form of government then attempt to assert total control over the... Allora, praticamente bisogna ricordarsi total, voglio totale, voglio controllo totale delle menti. Comunismo, uguale comunismo. Quindi totalitarismo, che da qualche parte c'è scritto, vuol dire così. Quindi, diciamo, le domande non sono il problema, secondo me. Più sono domande che vengono alla sprovvista, che magari si possono incentivare, tipo ti possono chiedere se te paghi le tasse. Ovviamente dici sì, no? Dici sì, sì, paghi le tasse, però poi ti fanno una domanda delle tasse che non sai e ti incasini. Comunque, questo è tutto per le 100 domande facili. Prossimamente faremo una nuova puntata con le altre domande nuove che faranno per le prossime persone che faranno la cittadinanza. Poi faremo una puntata su veramente cosa mi hanno chiesto e se ho passato l'esame. Poi faremo una puntata di non lo so che cosa, di che cosa mi sono comprato per il regalo della cittadinanza. Va bene? Questo è quanto. Allora iscrivetevi al canale, ci vediamo la prossima volta.